Buongiorno a tutti. Oggi apro con voi i miei regali di compleanno. Lo so già quello che c'è dentro, non posso dire. Questo mi è stato regalato il 14 di febbraio, ma siccome compleanni, ho il compleanno il 18. Andrea mi ha regalato questa qua, il 14, però ho detto aspetto il 18 ad aprirlo, perché ho visto quello che c'è dentro. Adesso mi posso divertire anche in cucina con questo qua. Lo volevo comprare, ecco. Andrea lo sapeva. Qua bisogna che ci studiamo anche. Questo lo lasciamo per dopo, che guardiamo modo come si fa. E uno. Questo. Non so cosa serve questo. Ah, forse uno può tirare via questo qua. Vabbè, studiamo dopo questo. Poi un altro regalino. Non so cosa c'è dentro. Profuma. No, proprio bellissimo. Molto bello. Sta bene anche il mio bagno, questo qua azzurro. Sentiamo com'è. Buono. Fresco, molto buono. Sono contenta. Anche il boccetto bellissimo. Bene,
Oggi, vabbè, voglio far funzionare questa qua, la macchina. Poi ho la panna che sta per scadere. Stavo pensando di fare una torta. Intanto facciamo la torta con la panna e dopo guardiamo come funziona quella macchinetta lì. La torta faccio tipo quella di mulino bianco al limone, perché ho un limone e ho la panna così. Bene, voglio fare quello lì, poi dopo vediamo quanto tempo ci mettiamo e dopo facciamo. Allora, intanto facciamo pasta frolla. Ora sotto ci va pasta frolla, poi ci va la crema e poi la copertura. È la copertura tipo la margherita, ecco. Adesso intanto facciamo pasta frolla. Ci va 120 g di farina. Allora, ci va 50 g di burro e 50 g di zucchero. Questo lo mettiamo dopo e un uovo. Ce l'ho anche elettrico, però mi scoccio tirando fuori. Andiamo con questo. Giusto per far sciogliere il zucchero. Di sale, lo metto su qua sulla farina. Oddio, bravo. Era un uovo troppo grande, allora è venuto più liquido. Vabbè, rimediamo. Sì, guardate anche voi l'occhio, eh. Ecco, faccio l'occhio che ha la consistenza più o meno. Venuto, vedete come deve venire, abbastanza morbidino, lo saprete anche voi, giustamente. Poi io cosa faccio? Io però prima lo stendo, dopo lo metto dentro frigo.
così riesco a stenderlo meglio e poi se non è la prima volta che mangio. Quando l'ho steso dentro il frigo, dopo sullo stampo faccio meno fatica, ecco, perché le vene sono molto sottili. Lo stendo adesso perché era in caldo. Poi invece quando è freddo non riesco a lavorare meglio, ce la metto sullo stampo. Questo, guardate, quasi perfetto, è un po' così, al massimo faccio un po' di bordo. Adesso la mettiamo dentro il frigo. Grattugiamo un limone. Ci vuole un limone. Faccio prima far così che prenderò uno spremiagrumi. Vado a tirare via i semi. Ecco, due già andate dentro, però adesso mi tiro via. Cento grammi di zucchero. Allora, 100 grammi di zucchero, due tuorli. Uso queste che non sono compri queste, cioè non sono dal supermercato, ecco.
Allora la prima forse è meglio che faccio con questo. Non so che me l'ha portato Andrea a casa, 4 uova. Allora, 1, 2, poi ci mettiamo la panna. Allora ci vado 2 cucchiai di farina, poi l'ultima mezza panna. Preferisco aggiungere prima la farina, perché dopo quando liquido, troppo liquido, rischio di fare grumi. Adesso aggiungo la panna. Ecco qua. Poi mettiamo sul fuoco. Di solito faccio direttamente qua, però devo farvelo vedere così. Ho preso questa ciotola 4 esperienza. Bene. Buonissima. Lasciamo asciugare e asciugare. Lasciamo raffreddare. Allora, poi per la copertura, facciamo la copertura. Nuovo. Due. E un tuorlo.
un tuorlo. Allora, 100 g di zucchero. Allora, 100 g di burro. Aggiungo un pizzico di vaniglia, faccio questa qua. Allora, 2 cucchiai di latte. E 2. Allora, 20 g fecola di patate. La farina, 120 g di farina, un pizzico di sale, aggiungo direttamente la farina, le lievito.
curato, infarinato. Quando prende si stacca benissimo la carta. L'unica cosa è che adesso si è rotta qua un po', ma non vi preoccupate, vedete qua, si è rotta un po', ma facciamo così. Anche se dalla parte è venuto un bordo un po' più alto, in quell'altra no, fa lo stesso. Tanto è una torta casalinga questa. Questo, ma questo lo potete tenere come, anche se lo mettete così, tanto quando si cuoce ben perfetto lo stesso. Non vi preoccupate perché viene tutto bene, il forno si sistema tutto. Vedete? Aspetta che facciamo un'altra infogliatura. Ecco qua, vedete qua? Anche se è venuto vuoto, dentro il forno si cuoce bene lo stesso. Mettiamo il forno a 170 gradi. Quanti minuti? Adesso ve lo dico subito. Andiamo dentro il forno intanto. Allora, 170 gradi per 45 minuti.
faccio il gnocco fritto. Voglio provare la macchina. Vediamo un attimo. Di solito faccio a mano tutto, però voglio provare. Niente, gnocco fritto faccio semplicissimo. Sono 500 g di farina, 30 di strutto più o meno, sale e acqua gassata. Allora, ne facciamo un pezzettino alla volta. Vediamo come va questa macchinetta qua. Secondo me devo mettere anche un po' di farina, che così non si attacca. Allora, ho studiato un pochettino. Praticamente questa qua fa la sfoglia, fa le tagliatelle e poi fa le fettuccine, capito bene? No, mi sembrano gli spaghetti più che... Comunque uno, ho visto che posso cambiare. Allora, questa manovella, non so, vi ho fatto vedere prima la manovella, sì. La manovella praticamente va bene, perché se voglio prendere un altro pezzo, tipo per fare i ravioli, anche i gnocchetti, praticamente secondo me quell'altro pezzo si aggiunge qua così. Sono contenta, così posso fare la pasta a casa. Vabbè, che poi semmai non conviene fare la pasta a casa, però fatta a casa secondo me è più buona. Se no uno può comprare anche la farina tipo da 6 kg, non prendere quelli piccolini, però da 6 kg, da 5 kg che costa meno, e poi fare la pasta a casa. A me piacciono le cose, mi piace stare in cucina, fare le cose in cucina, ecco. Non ve l'ho mai detto, però non mi dispiace. Intanto mi piace passare proprio la giornata in cucina. Allora, incrociamo le dita. Non so, secondo me un pochettino devo fare così. Non so se devo tenere questo qua sotto. Intanto provo senza, cioè provo, non so se questo va sotto qua così e dopo si infila o... Ma io tengo sopra. Se qualcuno lo sa, me lo dite per favore.
Allora, accendiamo. Allora devo tenere giù. Ho capito, devo tenerlo giù perché sennò non va. Niente, non vi chiedo niente perché abbiamo capito. Pasticcini che ha preso Andrea. E i pasticcini che ho preso io. Ciao ciao a tutti.